Ciao, questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Daniele, sto guidando, sono in mezzo al traffico e sto andando in ufficio, come tutte le mattine, e parlo di home brewing, birra artigianale, birra fatta in casa e tutto quanto quello che ci sta intorno. Non è la prima volta che premo il tasto rec che parlo, quindi se sei qui per la prima volta, accomodati pure, allaccia la cintura e facciamo questo pezzetto di viaggio insieme. E casomai ascolta anche le altre puntate e fammi sapere che cosa ne pensi a carbrewing@gmail.com, su tutti quanti i vari social, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, chi più ne ha più ne metta. In ogni caso io sto qua e rispondo volentieri. In ogni caso, di che cosa volevo provare a parlare oggi? Allora, siccome siamo a febbraio mi viene in mente un episodio di circa 3 anni fa, nel 2016, più o meno in questi giorni, adesso non mi ricordo precisamente, quando BrewDog rilasciò sul proprio sito, in maniera del tutto gratuita e anche inaspettata, essere sinceri, non ricordo di un evento particolare in quel momento, tutte quante le loro ricette di birre in quel momento commercializzate, in formato PDF e completamente gratuito. Chi voleva andava sul sito, se lo scaricava, se lo leggeva, se lo consultava, ci faceva quello che gli pare, insomma. Io pure l'ho fatto, ovviamente, e sono rimasto completamente affascinato. Ovviamente 3 anni fa ero ancora un homebrewer abbastanza alle prime armi per quanto riguarda la scrittura delle ricette, e mi aiutavo spesso con le ricette scritte dagli altri per cercare di interpretare al meglio che cosa significava. Avevo studiato progettare grandi birre, avevo letto anche altri libri in merito, però ecco, prendere spunto direttamente da una ricetta e avere anche l'equivalente commerciale al bicchiere, ecco, che comunque aiuta tantissimo per quanto riguarda la consapevolezza. E mi ricordo che sono rimasto particolarmente affascinato da questo PDF, che ho trovato una strategia commerciale molto molto intelligente, perché di fatto l'impressione che ho avuto all'epoca è quella di, sotto certi punti di vista, di aver creato una sorta di copyright a costo zero di tutte quante di determinate ricette, perché se un domani dovesse venire fuori una birra che in qualche modo assomiglia e nella ricetta e nel gusto a una di quelle lette dentro quel catalogo, dice vabbè, ma cavoli, allora hai letto la ricetta lì, quindi hai rifatto, hai copiato tra virgolette la ricetta BrewDog. E non è banale come cosa, nel senso che in un mondo dove effettivamente c'è molto, si tende molto a essere chiusi da questo punto di vista, a torto ragione, questo non mi interessa starlo ad indagare, però tipicamente quando parliamo con un mastro birraio è pronto sempre a darci mille consigli su come migliorare le nostre birre, però non ti dice mai effettivamente come le fa le sue. Ma questo per tutta quanta una serie di motivi, ripeto, poi ci sono casi e casi, io fortunatamente ho avuto anche la fortuna di interfacciarmi con dei mastri birrari che di fatto gentili e disponibili, che quasi ti mettono a disposizione il loro impianto. Ovviamente sto scherzando, no? Non è stato così, però ci siamo capiti. E riprendendo un po' il discorso, mi è piaciuto molto comunque appunto consultare tutte quante le varie ricette e scoprire quelle che potevano essere un po' innanzitutto delle complicazioni, poi tutte quante le storie legate ad ogni singola birra, perché ogni singola birra è una scheda, ogni singola pagina è appunto una scheda dove c'è una ricetta più o meno completa, più o meno comprensibile, ma questo poi ovviamente dipende sempre dalle proprie competenze, dalla capacità di lettura di una certa ricetta, perché bisogna comunque saperla interpretare, perché di fatto non avrebbe senso che tutte quante le ricette riportassero dei dati precisi anche per quanto riguarda i tempi della luppolatura, perché questo è il grosso difetto di quel PDF. Per quanto riguarda la luppolatura ti mette 3 fasi, amaro, middle e aroma, qualcosa del genere, senza specificare le IBU relative ad ogni singola gettata. Nella ricetta sono specificate le IBU, sono specificate le OG, sono specificati più o meno i chili di malti che devono essere utilizzati, adesso non mi ricordo se sono in chili o se sono in once, e poi in qualche modo te la ricavi tu la ricetta, se sei in grado anche di ricavartela o di riportartela sul tuo impianto, perché ovviamente loro la tarano su un'efficienza, diciamo così, positiva del 75%, ma non è detto che tutti quanti abbiano le stesse identiche efficienze e così via. Vabbè, ma ragazzi, come si, cioè, le ricette così, è giusto che siano anche così sotto certi punti di vista.
Ma tra l'altro, piccola cosa, io ovviamente non l'ho mai fatta neanche una, perché sono birre che comunque effettivamente le ritengo, farle in casa un po' troppo costose rispetto a realizzarle, però mi fa piacere vedere che per esempio di alcune birre che avevo, di alcune ricette che avevo provato a scrivere io, mi ricordo di una Kolsch, la ricetta era molto simile, questa cosa un po' mi era piaciuta. Poi se ci fate caso, dentro l'utilizzo, cioè i lieviti utilizzano praticamente quasi sempre lo stesso identico lievito, tranne rari casi, c'è una prepotenza, c'è una preponderanza di birre di stampo inglese con poche strizzatine verso il Belgio, ma questo qui è comprensibile, stiamo parlando comunque della BrewDog. BrewDog non è famosa per essere per fare birre corpose belga. Ci sono delle linee guida, ma secondo me non sono tra le loro più famose. Io ovviamente la prima cosa che ho fatto, mi sono andato a leggere bene le ricette della Panchiva e della com'è che si chiama, la Cocoa Psycho. Molto buone, cavoli, da bere assecchiate, da bere. Poi di altre 3-4 birre che comunque ho avuto sempre il piacere di bere, perché comunque tutto sommato lo dico, non c'è niente di cui vergognarsi, BrewDog quando posso lo bevo sempre molto volentieri. E così. E quindi niente, sono passati 3 anni da questo ricettario, tra l'altro ho visto recentemente che è stato aggiornato anche con le ricette, aggiornato al 2018. E me lo sono riscaricato, quindi vi do un consiglio, andatelo a scaricare pure voi, cazzo, poi vi metto il link in descrizione oppure direttamente il sito di BrewDog, è abbastanza facile da recuperare questo fantastico PDF. Conosco gente che addirittura se l'è stampato e se lo tiene tra i libri sopra la libreria. Effettivamente un giorno lo farò anch'io, prometto, quando sarò grande lo farò anch'io. E poi un'altra cosa che effettivamente mi è piaciuta, e poi basta, finisco perché sennò questo podcast dura 8 anni e 6 mesi, è stata più che altro la strizzatina d'occhio che hanno avuto gli autori, i proprietari della BrewDog, nel fare un po' una panoramica iniziale, introduzione al libro, a rendere omaggio alla comunità di Homebrewer, perché ovviamente BrewDog racconta, cioè fa un piccolo riassunto delle puntate precedenti rispetto alle loro esperienze, rispetto alla nascita del birrificio, e loro confessano di nascere come un brewer, come più o meno il 99% dei master birrai professionisti attuali. Io mi sono sentito particolarmente appassionato e coinvolto quando hanno detto grazie agli Homebrewer che BrewDog è diventato quello che è diventato. Effettivamente grazie, grazie BrewDog anche a te per tutto quello che fai. Marchettone finale, tanto non ci guadagni niente da questo marchettone, lo sapete, anche perché dubito che BrewDog abbia bisogno della sponsorizzazione di Car Brewing. Però fatemi sapere che cosa ne pensate, se pure voi avete mai provato a replicare una ricetta di quel ricettario, se lo conoscevate ovviamente, e come è andata. Io sto qua. Per il momento vi ringrazio e vi saluto e buona giornata. Ciao ciao!